Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, io colgo delle parole di Sapelli uno dei temi che mi sono più cari di queste analisi, cioè il fatto che trovo una persona di grande forza intellettuale che vede anche lui questa guerra non come l'ultima guerra del mondo che abbiamo conosciuto, dove l'ONU funzionava, la NATO funzionava, l'Occidente si arricchiva, ma la prima guerra di un mondo nuovo che quindi è destinata a durare, ad incidere sulle scelte del secolo, che noi dobbiamo affrontare quindi con una grammatica nuova. Io su questo condivido perfettamente questa analisi. Sono convinto dal primo giorno che la Russia stia facendo qualcosa di profondamente politico, non sta facendo nulla di economico o di politico, sta ricollocando se stessa proprio in forza del fatto che la sfida all'Occidente, che in questo momento appare più debole di un tempo, ma rispetto a ciò che c'è dall'altra parte è ancora l'entità più forte, attraverso questo ricollocamento cerca di muovere le dinamiche del mondo. E quindi siamo di fronte a una cosa che è appena cominciata, è il 51esimo minuto di guerra. Dopodiché, sulle parole, volevo soltanto salutarvi con un augurio. Cioè, noi facciamo bene adesso a giudicare Biden, ha detto genocidio, non ha detto genocidio, ma prima di tutto però ricordiamoci che noi siamo il paese che ha usato la parola fascismo, nazismo, neonazismo come fosse il sinonimo di cose da nulla continuamente in luoghi e momenti della storia italiana, e questo bisogna smettere di farlo se poi vogliamo che le parole riacquistino un senso. Sul fatto che Biden abbia usato quella parola, io non credo che l'abbia fatto casualmente. L'ha fatto perché, come io mi auguro che il nostro 25 aprile non sarà un 25 aprile dei condizionatori, ma sarà un 25 aprile della pace, per citare Draghi e portare il tema al 25 aprile, il Presidente degli Stati Uniti sa benissimo cosa succederà a Mosca il 9 di maggio. Sa benissimo come la liberazione la caduta di Berlino da parte dell'Armata Rossa 9 giorni dopo la morte di Adolf Hitler verrà celebrata come la nuova vittoria contro il nazismo in Europa da parte dei russi, e quindi oppone a questa visione che sarà proiettata non solo in Russia ma in tutta quella parte di mondo che si sta avvicinando alla Russia, la visione dell'Occidente, certamente americana, detta all'americana, che questi signori si sono allontanati, stanno dall'altra parte di Norimberga, stanno dall'altra parte e sono autori di crimini molto simili a quelli che stanno celebrando di avere risolto. Noi dobbiamo guardare questa data non solo come la fine della guerra del Donbass, ma come un momento di celebrazione politica di questa nuova Russia che Putin immagina e che Sapelli così ha descritto. E quindi il Presidente degli Stati Uniti fa quello che deve fare, il capo dell'Occidente, e risponde in termini che noi consideriamo esagerati. Vuole dire una cosa Gennaro rispondendo a Tommaso Cerno, e poi devo farvi vedere una cosa. Vorrei dire che noi, lo dico a Tommaso Cerno, siamo anche figli di una cultura giuridica e di una semantica che utilizza le parole per il loro significato anche storico. Edith Brooke l'ha detto in maniera molto precisa. Sì, ma io ho sentito detto però questo... Luciano Canfora chiamare neonazista Giorgia Meloni. Ma quella è una vergogna. Cioè, noi usiamo il termine. Ho capito. Noi chiamiamo neonazista, ma non è che quello Meloni è il capo dell'Occidente, cioè, però. Dobbiamo ricominciare Tommaso a usare anche noi le parole nel loro sono contesto. D'accordo. Non chiamare fascista chiunque metta fuori una bandiera. Vorrei... Il fascismo era un'altra cosa. Ma io sono d'accordo, proprio perché sono d'accordo, credo che il grado di responsabilità determini anche il grado dell'impegno. Voglio solo dire una cosa che però, diciamo, dall'altro lato è altrettanto grave, e cioè che genocidio significa cancellazione di un'identità fisicamente, e Putin ha detto una cosa che dal punto di vista politico ha questo indirizzo, non perché ha detto l'Ucraina non esiste. Scusate, fermatevi un secondo perché devo far vedere un...